Vale la pena rinunciare a tutto per far parte del regno di Dio. Presiedendo la messa a Moconesi Alto, il vescovo spiega con queste parole il significato del martirio di Santa Margherita. La santa ha dato la vita non perché desiderasse la morte, ha detto, ha accettato che le fosse tolta per non rinunciare all'amore di Dio che aveva incontrato. La vita è già piena, dunque, perché non viene tolto ciò che è prezioso, ossia appartenere al regno di Dio. Di qui la domanda di Monsignor Tanasini: la vita cristiana e la coerenza al Vangelo sono preziosi per noi? È la sfida dei cristiani di oggi, sottolinea ancora, di fronte al costante calo della fede. Sei capace di fare delle scelte che ti mettano in coerenza con la vita cristiana, con le sue esigenze, con le esigenze del regno, con la bellezza del regno? Ecco la domanda che ci viene posta oggi e che ci viene posta sempre. Al termine della celebrazione, il vescovo ha benedetto le nuove vetrate artistiche della chiesa. Si tratta di tre opere realizzate dallo studio Albertella di Genova, in cui sono raffigurati Santa Margherita, San Giuseppe e il simbolo mariano, regina del Santissimo Rosario. Opere dalle caratteristiche diverse, realizzate con tessere trattate a pennello, la tecnica è chiamata grisaglia, e poi cotte nei forni a 630 gradi, la temperatura ideale per la fusione del colore. Infine, sono state posizionate e contraffilate con la lega di piombo. Un lavoro durato 3-4 mesi e che da oggi impreziosisce la chiesa parrocchiale di Moconesi Alto.